Questa è la Valle Santa, cuore verde e splendente, dove ancora rifulge l'amore di Francesco. Siamo nella provincia di Rieti, nella valle segnata da monti suggestivi ed acque cristalline. Qui, disposti a croce entro un anfiteatro naturale, si trovano i quattro santuari francescani di Poggio Bustone, Fonte Colombo, La Foresta e Greccio. Qui, più che in ogni altro luogo, è possibile cogliere la splendida unione fra architettura e natura, che rappresenta la spina dorsale delle principali tappe del cammino di Francesco. Qui è il fulcro della sua ascesi, qui è la magia di una scelta. Qui la pace e la preghiera, qui l'arte e i colori. Il cammino di Francesco prende le mosse da Assisi, dove si trova la pietra miliare della sua esperienza evangelica, la Porziuncola, in origine una piccola cappella circondata da querce. Qui, accolti i primi compagni, Francesco ebbe il sogno, la rivelazione di vivere secondo il Vangelo, come egli stesso ricordò poi nel suo testamento. Alle soglie del 200, l'apporto francescano consolidò i valori dell'uomo moderno, l'arte, la politica, la religione, l'amore per la natura. Uno degli aspetti salienti della predicazione di Francesco è da riconoscere nella riqualificazione di strutture fatiscenti e di piccole cappelle, in cui manifestò una splendida attitudine di restauratore ante litteram. Fu così ad Assisi, dove diede nuova vita a San Damiano e alla Porziuncola, e poi nella Valle di Rieti. Quelle piccole chiese crebbero fino a diventare veri e propri complessi religiosi. Francesco riuscì a creare cattedrali di fede in posti sperduti, mete di pellegrinaggio e di amore, di cui Greccio rappresenta un esempio mirabile. Nella valle di Rieti si realizzarono alcune delle più significative novità religiose ed artistiche del secondo 200 italiano. Lo spirito di Francesco entra in simbiosi con la natura entra in simbiosi con l'architettura, l'architettura si fonde con le opere pittoriche. E sulla strada tra Assisi e Roma, dopo essersi spogliato di tutti i suoi averi, Francesco trovò la natura rigogliosa e solitaria di Poggio Bustone, della foresta, di Fonte Colombo e di Greccio. Qui il suo sogno cominciò a diventare realtà. Qui i primi fratelli si radunarono attorno a lui e predicarono il Vangelo nei borghi e nei paesi. Francesco considerava i boschi alla stregua di una grande cattedrale naturale, nella quale isolarsi in preghiera. Gli alberi, le rocce, le grotte erano la sua casa. Straordinaria memoria ne rimane su tutto il territorio italiano, ma la vera culla del francescanesimo è da riconoscere nella Valle Santa, dove anche le pietre si colorano delle sfumature della natura circostante.
Buongiorno, buona gente. Con queste parole Francesco salutò gli abitanti di Poggio Bustone, dove arrivò nel 1209 e dove si raccolse in preghiera in una grotta solitaria fra i boschi. Qui ebbe origine il suo apostolato, la prima intenzione di raccontare una scelta di fede al resto degli uomini. Oggi i progetti di evangelizzazione francescana vanno dalla Terra Santa, al Kazakistan, al Marocco, alla Russia, alla Thailandia, alla Cina, all'Africa, ma riguardano anche la California, l'Amazzonia, Haiti e tanti altri luoghi del mondo. Hic remissa sunt tibi peccata, sicut postulasti. Qui ti sono stati rimessi i peccati, come hai chiesto. Questa frase si riferisce all'arrivo di Francesco e ai primi confratelli e alla preoccupazione per quello che sarebbe stato il loro futuro. Quei poveri uomini, senza formazione religiosa, potevano davvero vivere tutta la vita secondo il Vangelo e predicarlo nel mondo intero? Una visione lo rassicurò circa il loro avvenire ed essi proseguirono. Il complesso conventuale di Poggio Bustone include un chiostro di particolare pregio architettonico. E per dirla con padre José Rodríguez Carballo, ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, la Valle Santa di Rieti è il chiostro del francescanesimo. Ed ecco Fonte Colombo. Qui il sogno divenne realtà. Qui Francesco diede forma alla regola dei frati minori, che fu ufficialmente approvata da Papa Onorio III nel 1223. E proprio a Fonte Colombo si fermò negli ultimi anni Francesco, gravemente malato agli occhi, e qui subì una difficile operazione chirurgica che però non lo aiutò a guarire. Fratello mio, fuoco nobile e utile fra le creature dell'Altissimo, sii cortese con me in quest'ora e prego il nostro Creatore che temperi il tuo ardore in modo che io possa sopportarlo. Così Francesco si appellò a Fratello Fuoco con amore e ne sostenne l'ardore, e la sua reazione lasciò sorpresi sia i fratelli che lo avevano accompagnato che il medico. Ancora una volta, la sua incrollabile fede aveva operato il miracolo. Un percorso suggestivo conduce alla piccola e solitaria cappella della Maddalena, che si erge di fronte al romitorio dove il santo fu operato agli occhi. Le pareti conservano un ricordo meraviglioso, un tau segnato in porpora dallo stesso Francesco. Il santo soleva spesso firmare con l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, conscio della profonda simbologia in essa insita. Compimento della parola di Dio, croce di Cristo, sigillo di fede. Tonaca francescana. Questa è Santa Maria della Foresta. Il complesso conserva ancora la profonda suggestione che gli proviene dall'essere stato teatro di un commovente miracolo di San Francesco, che qui soggiornò nel settembre del 1225, ospite di un prete diocesano. Una moltitudine di fedeli confluì sul luogo per onorare Francesco, ma la grande folla rovinò la vigna annessa alla chiesa, unica fonte di sostentamento del prete. Fu così che Francesco promise che la successiva vendemmia avrebbe dato un raccolto straordinario. Da pochi grappoli d'uva uscì un'enorme quantità di vino.
A sottolineare la presenza del santo rimane oggi la chiesa di Santa Maria della Foresta, che inglobò la più antica chiesa di San Fabiano, ascrivibile all'XI secolo e scrigno di un interessante ciclo di affreschi. Artefice ne fu un artista romano suggestionato dalla pittura di Giotto. Agli inizi del XIV secolo il complesso subì radicali trasformazioni e nel secolo successivo fu costruito il convento con il chiostro annesso. Ma l'epicentro dell'azione francescana nella Valle Reatina fu Greccio, dove il santo diede vita ad un episodio che cambiò la storia. Nella notte di Natale del 1223, poco meno di un mese dopo del riconoscimento della regola, proprio qui Francesco d'Assisi diede vita alla Natività del Signore. Vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello. Per l'occasione sono qui convocati molti frati da varie parti. Uomini e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando ciascuno ceri e fiaccole per illuminare quella notte, nella quale s'accese, splendida nel cielo, la stella che illuminò tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco. Vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio ed è raggiante di letizia. Ora si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l'asinello. Greccio diviene così la nuova Betlemme. L'affresco della lunetta della grotta che si trova oggi nel santuario sottolinea questo accostamento. Il Vangelo proclamato in quella notte di Natale del 1223, con tutta probabilità, fu quello di Luca. L'allestimento del presepe, così semplice, pur nella sua eccezionale originalità, va interpretato come l'iniziativa di un uomo straordinario che voleva mostrare Dio in carne e ossa. Francesco amava Greccio perché gli ricordava Betlemme e visualizzò il luogo come il posto più adatto per la magnifica rappresentazione con cui spiegare la tenerezza di Dio come nessun teologo avrebbe saputo fare. L'episodio di Greccio acquisì subito una grande notorietà, tanto da essere rappresentato come momento saliente dei principali cicli pittorici incentrati sulla vita del santo nel Medioevo e nel Primo Rinascimento. I Vangeli sono stati parchi nel raccontare la nascita di Gesù. Ne parlano solo Luca e Matteo, l'uno puntando l'accento sulla figura della Vergine Maria, l'altro su quella di Giuseppe. È il racconto di una notte senza tempo e prima del tempo, quella che vide la nascita di un bambino che cambiò la storia. Una mangiatoia accoglie il neonato, il posto del cibo. Betlemme in ebraico significa appunto casa del pane. Greccio è oggi gemellata con Betlemme. Questo momento di devozione lasciò un segno che si percepisce ancora oggi. La storia si può quasi dividere tra un prima di Francesco e un dopo Francesco, e Greccio ne rappresenta lo spartiacque. Francesco fu un grande e moderno comunicatore, lungimirante e coraggioso. Il suo apostolato operò una rivoluzione nella fede, nella pittura, nell'architettura, nella concezione dello spazio, nella considerazione del paesaggio. Francesco voleva riunire i fedeli. Ecco allora l'eliminazione delle navate e l'incedere della chiesa ad aula, una delle più dirompenti novità architettoniche del Medioevo. Le mura delle chiese francescane sono materia e spirito, strutture fortemente semplificate,
palcoscenici di azioni drammatiche. Grandi novità anche nella pittura, dove le figure diventano attori all'interno di uno spazio tridimensionale. E poi la scultura, attraverso la quale le cose del mondo vengono mostrate per la prima volta sotto una luce straordinariamente verista. Ne sono un esempio le bellissime sculture di Arnolfo Di Cambio, che riescono a trasmettere i sentimenti stessi dei protagonisti raffigurati, come la devozione profonda dei magi e l'amorevole partecipazione di San Giuseppe, del presepe di Santa Maria Maggiore a Roma. Si tratta di una delle prime realizzazioni presepiali della storia, nata sotto l'egida del primo papa francescano salito al soglio pontificio, Niccolò IV, e dalla mano di Arnolfo, l'artista che più di altri seppe interpretare il messaggio innovatore di Francesco. Ma una delle più rivoluzionarie manifestazioni francescane è da riconoscere nella considerazione del paesaggio. Francesco ebbe verso la natura un approccio incredibilmente moderno e al contempo amorevole. La Valle Santa Reatina conserva la memoria della sua straordinaria capacità di amare il creato in tutte le sue sfaccettature e di fondare delle vere e proprie cattedrali di fede in luoghi solitari e impervi. Molti miracoli si svolsero nella natura incontaminata, nel verde dei boschi. Il bosco che si apre suggestivo nei pressi di Rivodutri è famoso per la presenza di un faggio secolare e nodoso, i cui rami accolsero Francesco durante un temporale, mentre era in ritiro spirituale. L'albero, al contrario degli altri esemplari della specie, ha una struttura particolarissima, composta da un groviglio di rami sinuosamente intrecciati. La leggenda racconta che l'albero assunse tali fattezze per volontà divina, cioè proprio per riparare Francesco nel momento del bisogno. Le tracce del passaggio di Francesco rimangono oggi nei borghi incantati della provincia reatina, nelle piazze e negli scorci, vere e proprie scenografie di pietra. Dalle strade solitarie di Labro, avviluppate attorno alla torre principale, allo splendido borgo di Contigliano, al singolare campanile trapezoidale della chiesa di Sant'Elia Profeta, a due passi da Fonte Colombo, alla piazza principale di Cantalice, che si erge come una sentinella maestosa e solitaria sulla valle sottostante. E una natura incontaminata è quella che avvolge le cime del Terminillo, dove a 1623 metri di altitudine, un tempio votivo dalle forme essenziali celebra la grande anima di Francesco, dichiarato patrono d'Italia nel 1939, e ne conserva una reliquia. Come ebbe a definirlo Papa Pio XII? Il più italiano dei santi, il più santo degli italiani. Ma la presenza di Francesco ha lasciato la propria ineguagliabile eco anche a Rieti, dove ne rimane una splendida memoria nel ciclo di affreschi della chiesa intitolata a San Francesco, oggi conservati presso il Museo Diocesano della città, nel Palazzo Papale, di cui fa parte anche l'episodio del presepe di Greccio e nelle volte ombrose della bellissima cripta della cattedrale.
Qui splendidi capitelli in pietra, l'uno diverso dall'altro, coronano esili e raffinate colonne, anch'esse diverse nella foggia e nel colore, poste a sostegno delle crociere che sovrastano l'aula e il vano dell'altare. Significativo pandan architettonico è la loggia del Palazzo Papale, che ripropone in forma monumentale lo schema medievale della cripta. Anche qui la nuda pietra e le volte percorse da costoloni formano un impianto essenziale che si traduce in una delle più belle manifestazioni di edilizia civile del 200 italiano. Ed eccoci a Roma. Qui un Francesco amorevole, ma determinato, arrivò nel 1210 con i primi confratelli e ottenne l'approvazione verbale della regola da parte di Papa Innocenzo III. La memoria del passaggio di Francesco si perpetua oggi nella chiesa di Santa Maria in Araceli, un tempo casa generalizia dell'ordine, e nella chiesa di San Francesco a Ripa, sorta sul luogo di un lebbrosario in cui il santo ebbe ricovero durante uno dei suoi viaggi nell'urbe. L'amore di Francesco ancora ci tocca e ancora ci giunge travolgente ogni qualvolta ci si trovi nella Valle Santa Reatina, ogni anno, durante la rivisitazione del presepe di Greccio. Francesco è protagonista assoluto dei più importanti cicli pittorici dell'arte italiana. È richiamo per le folle, è motivo di preghiera, è il coraggio di predicare il Vangelo nel mondo. Francesco ha aperto la porta della modernità. Il piccolo uomo di Assisi è divenuto ispiratore, precursore, profeta del mondo moderno.